Quando Olivia Renga, una giovane madre australiana di 33 anni, ha iniziato a soffrire di nausea e disturbi addominali, ha pensato si trattasse di una semplice indigestione. In realtà quei sintomi erano i segnali iniziali di un devastante cancro che purtroppo l'ha portata alla morte 6 mesi dopo. Olivia è morta il 27 giugno, lasciando il marito e due figliolette. Il marito, intervistato dal Daily Mail, ha raccontato che i primi sintomi si sono manifestati a fine novembre dell'anno scorso. Inizialmente non hanno destato preoccupazione, ma la situazione è peggiorata la vigilia di Natale, quando Olivia è stata colpita da un dolore improvviso e intenso che l'ha costretta a letto per tutto il giorno. A causa delle festività non è riuscita a prenotare subito una visita medica, riuscendo a consultare un medico solo dopo alcuni giorni. I primi esami non hanno rivelato nulla di grave, ma Olivia ha cercato un secondo parere ed è stata sottoposta a test più specifici. La diagnosi è stata devastante: un esteso cancro al fegato identificato come carcinoma neuroendocrino, piccole cellule, una forma rara e aggressiva. Tutto è successo così in fretta, in un mese. Abbiamo pianto entrambi ed eravamo sconvolti, ha ricordato il marito Josh. Nonostante la chemioterapia e le cure farmacologiche, la malattia è progredita rapidamente. Josh ha concluso con un messaggio di resilienza: siamo devastati e stiamo cercando di arrangiarci come meglio possiamo. Voglio dire a tutti che la vita è fragile, quindi non sprecatela. A volte può essere davvero crudele, ma si deve superare tutto e guardare sempre in positivo.